27 monumenti sparsi per tutto il centro storico saranno restaurati e messi in sicurezza grazie alla particolare adozione attuata da aziende private che godranno di banner pubblicitari nei luoghi dei lavori. È la base del progetto Monumentando, 3,5 milioni di euro investiti, indetto dall'assessorato all'urbanistica nell'ambito del programma UNESCO. Interessati ai lavori il ponte del Maschio Angioino, la fontana cosiddetta del Carciofo in piazza Trieste e Trento, le mura greche presenti nelle piazze Bellini e Calenda, ma anche luoghi periferici come il monumento ai caduti di Pianura. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luigi De Magistris, che prosegue con la sua politica di coinvolgere quanti più esponenti della società civile per il bene comune, ovviando alla mancanza di fondi pubblici e interventi dell'apparato centrale dello Stato. Oltre al primo cittadino abbiamo ascoltato l'amministratore unico di Uno Outdoor, Giuliano Annigliato, agenzia di comunicazione che si è aggiudicata l'appalto per il progetto. Parte dai prossimi mesi e per la ristrutturazione del numero 27 monumenti e in progetto e in cantiere anche una serie di iniziative quali una serie di borse di studio attinenti a tutti gli studenti per quanto riguarda architettura, scienze delle comunicazioni e belle arti. Sì, 27 monumenti della nostra città, un bando pubblico per le sponsorizzazioni private. È importante che per la riqualificazione della nostra città si mettano insieme risorse pubbliche e risorse private. 27 monumenti che si trovano in diversi quartieri della nostra città, procede un percorso politico-culturale in cui crediamo molto, come l'adozione dei giardini e delle aiuole, a breve quelle delle strade, adesso i monumenti. Ed è bello vedere che ci siano imprenditori che investono per il decoro e la riqualificazione della nostra città. Un bel messaggio che si unisce ai tanti investimenti pubblici.